grandissimo applauso a uno dei grandi maestri, Kassa Hojo. Quando mi hanno invitato a Romix, mi hanno invitato per Occhi di Gatto. Mi sono chiesto se sarebbe veramente piaciuto. Poi sono venuta a Romix, ho incontrato voi qui e ho sentito veramente tanto calore. E devo essere sincero, io mi sono emozionato in questi giorni. Mi sono emozionato e ho capito, mi sono reso conto che nel mondo, insomma, in paesi stranieri, insomma, in altri paesi ci conoscono e quindi mi sono reso conto che non è stato così inutile quello che abbiamo fatto. Ci sono tante cose da fare in un fumetto, non è solo una cosa, quindi si deve disegnare, si deve pensare e non c'è un consiglio vero e proprio, non c'è una scorciatoia che si può prendere per fare questo lavoro. Ognuno di noi ha il suo modo di essere, ha il suo modo di, non solo di disegnare, il suo modo di creare, è se stesso. Quindi per riuscire a trovare la propria strada bisogna far vivere quello che siamo noi. E ovviamente quello che vale per me probabilmente non vale per gli altri. Tutti possiamo avere un po' di incertezze, insomma. In quel momento, anche se ci proviamo a disegnare o a creare storie, quello che sia, non ci sembra di riuscire a realizzare chissà che cosa, ma non bisogna mai fermarsi. Questo è l'unico modo per trovare la strada. E auguri a tutti, mettetecela tutta.